Domenica per questa bella relazione che in qualche modo ci ha richiamato invece al senso morale della riflessione adorniana, che non era, diciamo, centrale fino a questo momento e che non poteva non esserci una relazione. Tra l'altro il tema che Erika studia da tempo, pensavo che fosse proprio qui, hai fatto il tuo esordio in quest'aula sulla filosofia pratica, quindi sul... Bene, quindi io a questo punto, visto che ci sono un sacco di studiosi adorniani, sarebbe interessante che iniziassero a dialogare con loro, anche se la presenza mi piacerebbe darla degli studenti, anche con domande nella forma non ho capito, che ci stanno tutte. Quindi se ci sono studenti darei la priorità a loro e poi subito dopo passiamo invece... Allora, tra i più giovani, ecco. Una cosa che io non sto capendo leggendo la estetica, quindi se ti dà tutti. Quindi è rivolta anche alla professoressa. Sì, è rivolta anche alla professoressa. La seconda, così raccogliamo. La seconda, volevo chiedere a Erika se secondo lei, cioè se lei ha impostato questo, cioè se ha impostato questo intervento mettendo alla fine questa idea quasi regolativa dell'anticipazione di un mondo liberato, e se secondo te in questo c'è un, come dire, un dispositivo mitico. Okay. Ancora? Silosso di Kram? Stavo meditando. Ancora? Medito, sì. Marco, dopo? Quando vuoi. Allora, sei già... Sì, io avevo qualche domanda sia per lei sia sulla relazione precedente, non ti direi sì, voi però quando... Sì, va benissimo, allora dai, ci siamo raccogliendo. Grazie. Allora, dai, comincia da questa... La relazione di Erika, sono due cose più circoscritte. Allora, tanto c'è l'età in insegna in genere la conoscenza, giusto posso dire? No, sia della comunicazione. Vabbè, però è... sì, poi lo siamo qui in particolare. E dunque, no, intanto complimenti anche proprio per lo sforzo di, aver, di star dentro l'argomento preciso del rapporto umanità-animalità, insomma, negli autori di cui è saltato in altri particolari. No, due piccole perplessità sull'ultima battuta proprio della tua relazione. Quando dicevi una nuova idea dell'umano per Adorno, perché lui deve porre le basi per una nuova società, e mi chiedo se per Adorno non sia esattamente il contrario. Cioè, una nuova società deve porre le basi per... E poi anche l'altro passaggio, cioè questo di essere nel presente immagine di un futuro che è il futuro che dovrebbe essere. Anche qui insomma c'è qualche perplessità, cioè mi pare per esempio che le righe introduttive di Minima Moralia dicono esattamente che questo non è possibile, non è più possibile pensarlo, no? Che non è più un modello praticabile dell'etica. E quasi a me mi sembrerebbe che invece in Adorno ci sia, come dire, ci sia un atteggiamento di forte riserva invece in questo senso, cioè di forte riserva verso l'utopia in questo senso, no? Verso il tentativo di descrivere e immaginare un futuro, e c'è quella che qualcuno ha chiamato l'utopia serbata, cioè che serve sempre come molla per la critica dell'esistente, ma che non viene esplicitata nella, cioè è una sorta di idea regolativa quasi che ti serve per la critica, ma che non espliciti in forma di rappresentazione del futuro, no? Che non si può rappresentare quasi come, insomma, come non si può rappresentare Dio per le realtà. No? Questi invece un sacco di spunti mi sono venuti di curiosità, insomma, così anche dall'altra relazione, chiaramente cerco di ridurre al minimo, insomma, per non togliere spazio. Allora, innanzitutto sul tema mi pareva molto opportuno insistere sulla domanda che tipo di piacere è quello di Juliet, che tipo di piacere è quello quindi di Sartre, no? E opportuno anche il riferimento al dolore, cioè quella citazione di Simone de Beauvoir su Juliet, che vale non solo per Juliet ma per tutti i personaggi investini che Sartre propone, no? Dove c'è appunto questo tentativo di... cioè questi personaggi sono rappresentati come personaggi che possono sopportare illimitatamente sia il piacere che il dolore, e trasformare illimitatamente il dolore che impongono agli altri, quando lo impongono a se stessi,
trasformarlo in piacere. Cioè il libertino Lizzardi impone 300 frustate alla sua vittima, ma per il potere di più si fa anche frustare lui nello stesso tempo e altrettanto più o meno. Quindi di che corpi stiamo parlando? Di che piacere? Stiamo parlando di corpi assolutamente astratti. Cioè il corpo di Lizzardi diventa un'astrazione assoluta, come si dice, cioè un corpo capace di sopportare illimitatamente piacere e dolore anche alle massime intensità, così come appunto come se la, come dire, la distruttibilità stessa del corpo, anche delle vittime, che anche le vittime resistono oltre ogni verosimile, sempre su questa questione, che tipo di piacere? A me pare che Stato insiste molto sul fatto, cioè i suoi libertini sono persone che hanno bisogno di un crescendo continuo, quindi un consumismo sempre più intenso del piacere. Perché? Perché la loro ricerca è estenuata dalla stessa pratica consumistica del piacere. Quindi ci troviamo queste figure strane che sono, come dire, sospese tra il lusso tradizionale dell'aristocratico e il lusso consumistico della società borghese che si sta profilando. Ancora un'altra cosa, cioè, che tipo di morale propone Sade? Non si diceva. Cioè, lì c'è un passaggio in un certo senso interessante che poi viene ripreso anche da Nietzsche esattamente nell'ultimo paragrafo della seconda dissertazione della genealogia della morale, cioè è l'idea che tu devi annichilire la coscienza morale, in quel caso di Sade con la pratica del crimine, cioè devi invertire proprio la pratica che è stata fatta nei millenni, è stata annichilita la coscienza, cioè la capacità di piacere, eccetera, eccetera. Devi fare lo stesso lavoro di annichilimento, demolizione attraverso l'abitudine a fare il contrario, no? Il passaggio in cui tu dicevi, che è un po' un piacere di tipo onanistico, che per certi versi secondo me c'è la cosa, no? Perché è autoreferenziale, eccetera. Però per l'altro vale il metodo di sottolineare, cioè il libertino di Sade per certi versi è patetico, perché ha un bisogno disperato dell'altro, ha un bisogno assoluto della presenza dell'altro, non solo perché appunto non gli basta, cioè deve avere la vittima su cui esercitare il proprio piacere in forme, ma anche perché deve averlo per spiegargli le sue ragioni. È patetico il bisogno dei libertini di Sade di argomentare ogni volta le loro vittime, le ragioni delle loro scelte, cioè c'è quindi un bisogno dell'altro in questo senso. Ultimissimi due passaggi, questa della questione, quando tu dicevi che i personaggi sani operano una violazione delle regole civili, e qui pure avrei una perplessità, nel senso che a me sembra che la cosa interessante di Sade sia che i suoi personaggi praticano continuamente una violazione delle regole morali, però la parte interessante della sua filosofia è dimostrare esattamente che questa violazione è alla base della civiltà. Cioè, uno degli aspetti più interessanti di Sade è Sade come filosofo politico, come analista della dimensione politica ed economica, in questo senso, dove lui svela continuamente che le regole sono esattamente quelle che i suoi intercini stanno applicando nel loro castello. Cioè lui ci presenta il sovrano, il governatore, il papa, eccetera, che insomma svelano tranquillamente che insomma loro hanno questo tipo di rapporto, che faranno bruciare 10.000 persone perché così si vogliono capire lo spizio, eccetera. Ultimissimo proprio la questione dell'ordine forte per il debole, che sono d'accordo che Sade dà voce a questo, non sono d'accordo, non mi pare che si possano accostare a Nietzsche su questo punto, perché Nietzsche lavora sul contrario, cioè sullo svelare il rancore del debole per il forte, non tanto quello del forte per il debole, no? Grazie. Non sarà difficile in parte, noi dobbiamo rispondere. Successivamente al nominalismo estetico in due frasi. Allora, la base del discorso che Adorno fa rispetto all'opera d'arte, alla comprensione dell'opera d'arte, è anche proprio diciamo indirizzato al tentativo di specificare come la costruzione dell'opera è un'esperienza singolare, cioè che si basa sulla particolarità dell'opera stessa, no? Questa è proprio anche, come dire, una dimensione estetica, cioè
peculiarmente estetica, questo anche a partire da Kant, insomma, dell'estetica moderna. Quindi questo cosa significa poi per Adorno? Che quando io vado, cioè che l'opera d'arte innanzitutto non, come dire, ricerca la sua propria legge nella sua propria formazione. Quindi questo cosa significa? Che il linguaggio dell'arte, per esempio il linguaggio di bottega, che poteva essere nel passato, è un linguaggio che comunque non è totalmente vincolante, così come il discorso che Adorno fa sui generi. Se qualcuno ha letto Parva Estetica, lì c'è anche un discorso che fa capire come gli universali dell'arte, anche proprio gli universali storici, e quindi l'idea del barocco, no? Per esempio, sono sempre, cioè non possono staccarsi dalla radice particolare da cui sono nati, e non possono diventare, come proprio il caso del barocco. Poi è curioso che Adorno scelga proprio una categoria che poi nel postmoderno è stata particolarmente ripresa e risfruttata, e quindi non possono, come dire, rescindere le radici anche materiali e particolari e singolari di una certa esperienza. Questo cosa significa? Che quando io vado a considerare la logica di un'opera, non la posso valutare in base al movimento, non so, un'opera surrealista, per dire. Devo potermi immergere in quell'opera singola e poterla giudicare dall'interno secondo quella doppia movenza che prima descrivevo velocemente, cioè intellezione estetica, che anche, c'è anche una distinzione terminologica, il Verständnis, che è l'intellezione estetica, perché significa che io devo conoscere un po' il linguaggio dell'arte, questo è anche un po' stato oggetto di obiezioni rispetto ad Adorno, perché gli hanno detto che era troppo elitario, ma questo effettivamente esiste, no? In Adorno, cioè per capire la musica devo sapere un po' di musica, per capire la pittura un po' devo conoscere la pittura. Dopodiché però c'è anche il Verstehen, che è qualcosa che va oltre questa capacità mia di eseguire l'opera, che è proprio in senso musicale, no? Cioè di rifarla, e quindi essere mimetico nel senso di rifarla, nel senso di riprodurla, ma appunto la comprensione richiede anche questo, questo coglimento di un senso, che è un senso affidato a un elemento di intuizione, a un elemento appunto di immediatezza, eccetera. Quindi questo è, diciamo, nominalismo estetico. Rispetto invece, corpi astratti, sono d'accordo, sono corpi astratti, ma proprio perché appunto sono mimetica di una ragione che è detta la legge, no? Poi rispetto al consumismo libertino, sì, però io, ecco, da una parte non gli toglierei, cioè sono sì, voglio dire, hanno questo habitus consumistico che diventa poi spettacolare, no? È lo spettacolo del vizio che diventa la virtù, insomma. Quindi c'è un gioco di questo rovesciamento che è ben descritto da Horkheimer e che tutto sommato non ci lascia particolarmente, non ci colpisce particolarmente. Mentre è anche interessante, forse invece questo, diciamo, è un elemento secondo me che si va a perdere nella reiterazione e nell'aspetto poi alla fine comico, no? Del, come spesso succede, di questo, della ripetizione. Ma esiste un elemento conoscitivo di relazione tra il dolore e il piacere più stretta di quello che noi tenderemo a pensare. E quindi in questo senso, anche senza volerlo, insomma, questo gioco o un po' al massacro, insomma, ecco, riesce comunque a gettare una luce, sia pure così iperbolica, esagerata, su quella che è tutto sommato anche una verità legata a queste dimensioni che non sono facilmente coglibili, no? Ecco, quindi in questo senso spezzo una lancia, tra virgolette, rispetto a questo consumismo a vuoto quasi dei libertini. E poi violazione delle regole civili, ma io mi riferivo cioè al fatto che loro naturalmente erano perseguiti dalla giustizia, insomma, non dimentichiamo che il Marchese si è fatto ben parecchi anni in carcere, quindi le regole, diciamo, il minimo di regole di una convivenza di, diciamo, difesa dalla sopraffazione, no? È chiaro che questo è anche interessante quello che notavi rispetto al fatto che non è solo un'esibizione rispetto alla vittima, ma anche proprio rispetto al proprio circolo, no? Quindi un'affermazione del circolo, cioè si ha bisogno degli altri, anche proprio perché da soli sì, da soli ci sarebbe una serialità abbastanza così, tutto sommato, che avrebbe l'apparenza dell'inerzia, no? E invece, in senso hegeliano, invece così c'è una sorta di spirito, che sia un spirito, no? Della legge libertina, che si anima
attraverso questo, il contatto tra i libertini stessi e questo loro commercio con tra di loro e con le vittime. E rispetto a Nietzsche io mi riferivo al fatto che anche in Nietzsche c'è questo contraltare, c'è la morale del cristianesimo, no? Che è quello della vittima, anche in De Sade, sia pure un po' più sfumato e meno denso e intenso che in Nietzsche, però il fatto che vi sia questa morale che è di difesa, no? Che è di negazione delle energie e quindi anche proprio del Übermensch, di questo uomo che deve oltrepassare se stesso, no? Questo è il punto, deve oltrepassare la propria decadenza e quindi c'è questo ostacolo a questo oltrepassamento che è dovuto alle resistenze di chi non riesce a produrre altra energia se non quella appunto difensiva, l'energia del debole che frena le energie che porterebbero l'umanità, no, a andare oltre la propria decadenza. Un po' io questo avverto in Nietzsche. Ok, allora, dunque, tutte e tre le domande in qualche modo si rivolgono a quest'ultima parte, quindi volevo insomma cercare un po', diciamo, di riunirle per la domanda. Quello che io volevo sottolineare è il fatto che il pessimismo adorniano, quello che viene sempre comunque rimproverato ad Adorno, non implica da parte dell'individuo, diciamo, una mancanza di responsabilità nei confronti del mondo. Quindi è vero, come ho anche detto, che solo in una nuova società, oppure solo è anche probabile il fatto che solo una nuova società può creare una nuova idea di umanità. Quindi è vero che in un certo senso questo discorso resta diciamo privo di un ottimismo, comunque privo di un'idea di rivoluzione, eccetera eccetera. Rispetto a Marx, Adorno fa un passo indietro, diciamo, però il suo discorso è un discorso serio che anche in minima morale, quando lui dice che bisogna ripartire dalla soggettività, ripartire dall'individuo, l'individuo ferito, l'individuo mutilato, ha proprio, diciamo, questo significato. Quindi che seppure la società in un certo senso non, così sostiene Adorno, non può cambiare, io come essere individuale, e qui naturalmente il punto è che non tutti i soggetti hanno lo stesso tipo di sensibilità, è stato detto da un professore tedesco commentando queste pagine di Adorno, che non tutti provano dolore, quindi il dolore è qualcosa di totalmente diciamo così personale, che rende ognuno ha dolore in maniera diversa e non tutti provano dolore. Ecco, di fronte a questo non tutti hanno lo stesso tipo di sensibilità, non tutti possono vivere in questo modo, come Adorno dice, diciamo, diciamo cercando di anticipare una forma di esistenza. Questa forma di esistenza non è tanto un dispositivo mitico, come comunque io lo vedo come l'utopia, cioè quello che comunque in Adorno resta in negativo, ma che comunque nell'individuo resta come consapevolezza, la consapevolezza di ciò che non c'è. Quindi seppure c'è il divieto di diciamo crearsi un'immagine o di creare positivamente un'idea utopica, l'utopia resta ed è fondamentale. Quindi anche, diciamo, la prima frase che ho citato, quando Adorno dice che bisogna cercare di vivere in modo da poter credere di essere stato un buon animale, ha proprio lo stesso significato, cioè è come se lui dicesse che la responsabilità morale non cessa di fronte al fatto che la società non permette, per così dire, un certo tipo di, non so, di convivenza o di umanità, perché altrimenti non avrebbe neanche senso fare filosofia. Comunque quello che dice Adorno è che la filosofia, compito della filosofia è proprio di diciamo partire da questo dolore, quindi diciamo è come se è questo il nostro compito. Comunque così io interpreto Adorno e così, diciamo, riesco a non leggerlo come fanno molti, diciamo come un pessimista, anacronista, che non ci dà sbocchi o non ci dà chiavi, diciamo, non so, di lettura della società. Come? Sì. Un paio di cose. Nazionale. Qualche giorno fa, in prima pagina, c'era una lode dell'utopia. Il giornale e il foglio. Una seconda osservazione, veloce. Questa questione dell'anticipo
non è egoismo. Per esempio, così pensava e ha detto e ha scritto Franco Bottini. Cioè questa, e l'ha scritto anche Sartre, cioè quello di anticipare rapporti umani in un mondo che è inumano. E il fatto che sia andata come sappiamo, è argomento da loro tolto. Alla fine va bene anche così, insomma. Però questa situazione, credo, ci potrebbe autorizzare a chiederci, ma forse la teoria critica, questo discorso di Adorno, anche a me è capitato una volta, di loro, anche Fortini per esempio, aveva discusso questa questione, che non ci può essere vita vera se non nella pazza, e la risposta era non ci può essere vita vera se non nella pazza. Poi ci sarebbe solo vita. Dopo, e si costruisce l'utopia. Il problema, secondo me, è interessante, io, questo è un tentativo, cioè anche le cose che ho detto sono fine, è quello di tentare di capire se non sia possibile non vedere le cose in questi termini. Cioè che l'agire sia qualcosa alla portata dei nuovi servi, della nuova emergenza, dell'emergenza generale, non di coloro che hanno autonomia. Capite dov'è la questione? Cioè, per fare questa cosa bisogna avere un'autonomia personale, bisogna avere carattere. Ora sappiamo che c'è una questione interpretativa di Aristotele, sia la situazione che determina il carattere e viceversa. Ma siamo lì, no? Bene. E questa cosa però, ne volevo parlare a proposito, perché spero che sia capito, cioè voglio dire che c'è un momento utopico che non è proiettato fuori, che è ad avvenire, che è il progetto di una vita, o peggio ancora, quello che diceva Marco, che prima c'è la società che ha vinto e poi c'è la vita. Cioè questa è un'idea di rivoluzione terza internazionalista, scusate. Io non ho niente contro il terzo, le cose stanno così. Tra l'altro non sarebbe una versione molto idealista, l'idea che cambia la società. Non lo escludo, c'è un rischio, però è un rischio che secondo me, ma io mica queste cose mica le so perché ho fatto la rivoluzione, che ho vinto la per due, non è successo niente, ho letto semplicemente Adorno e ho letto bene, a Mimì quale dice, a proposito di estetica, che non è la stessa cosa, non è il problema di dare risposte estetiche, è solo la confusione di meticciato attuale che consente questi giochi di passaggio da una parte all'altra e di riconciliazione a poca spesa. Viva l'ascesa, no? Ma quando tu mi dici il resto l'ho segnato io, ma mi dici proprio la riuscita è quella, io apprezzo molto bene questa cosa che tu mi hai fatto capire molto bene e l'hai risposta secondo me in maniera perfetta, lei credo che potrebbe, è prezioso per capire tutta la vicenda dell'avanguardia e a Paolo possiamo continuare a chiedere di ragionare su queste tecnologie, perché davvero ci sono elementi conoscitivi preziosissimi ragionando proprio dell'arte, no? Se ci liberiamo di alcune questioni. Quando tu dici il bello guadagnato da una buona operazione. L'ho detto? Non è un bello sostanziale. E cosa dice Adorno? Poi Adorno, giustamente, Adorno queste cose le affronta in un'epoca importante. No? Cioè, quando Darmstadt ha finito, no? E quindi quando arriva
con il saggio sulla nomos. E non è un caso che gli ragioni di cosa? Di pittura. E musica. Cioè ragiona di sensi nobili, no? E sappiamo che si stava misurando con le tecnologie digitali, no? Non è digitale, però, questa è la musica, la musica. Curioso, ma questo saggio finisce con un omaggio. Quale saggio? Questo. Ma quello che è una musica informale. Ah sì. Quello sulla nuova. Finisce con una citazione di Benjamin, con il rinvio a un vecchissimo saggio di Benjamin sul linguaggio degli uomini. Non so se è lì, ma sicuramente in quel tempo Benjamin diceva che non c'è opera che venga scritta per essere letta o per essere apprezzata o per produrre godimento. Allora, la grazia dell'avanguardia è questa. Strano, perché tu poi invece dici l'opera una volta fatta c'è un di più e tu misuri questo di più su che cosa? Sulla comunicazione media e sul consumo, se dà piacere o no, se è più o meno nuova o no, e capisco, e voglio dire, è giusto anche, ed è giusto anche che l'ascolto non sia propriamente così, ma è giusto, non lo so. In realtà qui opera una questione assolutamente messianica, è il principio del resto, il resto salvato, cioè l'opera riuscita sta come il resto dopo la distruzione che il Signore ha voluto, e la distruzione che il Signore ha voluto e l'opera. E qui allora Adorno non si è discostato tanto da Schoenberg che organizza il materiale. Questa è la ragione per cui io non sono d'accordo su Anna Arendt, che dice che Benjamin si chinava e raccoglieva, non si chinava e si raccoglieva come una sorta di genio naturale. Qui c'è la storia estetica dell'avanguardia, cioè l'intento dell'avanguardia di farsi carico di tutti i problemi filosofici che sono stati affrontati e risolti per sé. Nell'auto, che cosa è allora? Il problema politico, il problema estetico a questo punto, in che cosa si fiora nella condizione di resto, nella costituzione per la quale l'opera chiude a un principio di verità in sé, non nel suo uso, in sé c'è un'interruzione del corso del mondo che è affidato alla bella parvenza. Questo è quello che dice Adorno, non dice tutto l'altro. E questo è il muro col quale il critico non può continuare a parlare in termini di storia dell'arte, ma deve affrontare il contenuto di verità della singola opera, altrimenti è e sarà sempre il museo o sempre comunque la storia dell'avanguardia. E Adorno e Benjamin vengono messi insieme in questo orrendo carnevale estetico dei quali è andato tutto perfettamente, il corpo, la natura, il disegno, la simbiosi e tutto l'avanguardismo. Questo è importante se noi vogliamo avere, cioè scusatemi ora se parlo in questi termini, ma veramente l'articolo su Florimal non possiamo concedere che questi passaggi siano osservati secondo il loro contenuto di verità locale, momentanea, di un seminario, di un'altra cosa, ma nello stesso tempo dobbiamo vedere
che cosa ci obbliga a pensare alla teoria critica oggi, oggi? Perché non si faccia come una volta fece una cosa molto bella, cioè l'odio del forte, l'odio del forte, che così la morale si segna, che è stata seguita e sul tempo. Dopodiché a questo che cosa è seguito? È seguita la fungibilità generale. E poi che cosa si fa? La servizio. Di questo non possiamo pensare, altrimenti facciamo i parvenuti in questo modo. Questo, se manchiamo questi appuntamenti, veramente ci mettiamo nella condizione di non cogliere il suono dell'indicato, perché le voci delle sirene sono le voci delle impiccate, non quelle delle altre. Però scusa un attimo, rilanciamo anche la domanda, sì. Luca, così la risposta potrebbe anche lui ringraziare. Erika, ti ringrazio per la bella relazione. Volevo tornare sulla questione chi progetta cosa, l'uomo, la società, insomma la parte finale, la questione quindi il passaggio indietro dall'etico al politico. Nel senso che io condivido abbastanza il tipo di conclusione, cioè passaggio indietro, il politico che si riconcentra nell'etica e vincendo. Dopodiché però questo ragionamento non significa che tutto sommato a questo punto il filosofo morale, anzi il filosofo in generale, si arresta. Si arresta nel senso che raccolta la visione della società libera e via dicendo, l'intenzione teorica, a quel punto però ciò che ne viene, per così dire, il filosofo morale, il filosofo, lo può apprendere, cioè a quel punto veramente diventa un guardare, dove è fondamentale dove si guarda, perché altrimenti la questione del pessimismo della donna non si risolve, perché dovunque c'è stata una forma di soggettività collettiva, la donna tutto sommato ha preso le distanze. Il caso del 68 è fondamentale. Ora però, da questo punto di vista, penso che il suo principio di metodo, per così dire, sia superiore alla pratica che egli stesso poi assume. Nel senso che le soggettività, Adorno ha imparato abbastanza rapidamente, mettendo un taglio netto rispetto a Lukács, ovviamente non si deducono dalla realtà, soggettività collettiva, non si deducono dalla realtà. Ma se non si deducono dalla realtà, vuol dire che ne si può solamente esperire, cioè si può solamente apprendere, cioè c'è un elemento a posteriori rispetto al quale tutto, diciamo, tutta la tensione morale in quel modo spinge il filosofo, ma lo spinge a fermarsi, nel senso che poi deve subentrare l'elemento a posteriori. L'elemento a posteriori significa apprendere nuove condizioni oggettive e via dicendo, e lì funziona l'astrazione, la deduzione, e però poi significa apprendere anche a un livello un po' più forte, per così dire, cioè dove l'astrazione non funziona, dove a un certo punto nella realtà si producono scintille per cui c'è un di più rispetto all'astrazione. Rispetto a questo, a me pare che tutta la tensione morale si raccoglie in questo tentativo, che poi è un capire dove volgere lo sguardo fondamentalmente, dove chiaramente non c'è rassicurazione che tenga. E rispetto a questo dispositivo, rispetto a questo modello, tutto sommato Lukács e Negri invece vanno molto più di pari passo, nel senso che, fermo restando le diverse rappresentazioni dell'oggettività, cioè dei rapporti sociali, da quello deducono comunque forme di soggettività. A me pare che tutta la specificità della teoria critica, in particolar modo la questione adorniana, rispetto a questo tipo di orientamento, rispetto a questo tipo di impostazione teorico-politica, risiede in questo elemento del fermarsi e dell'apprendere in senso a posteriori. Tra l'altro questo della posteriore è veramente interessante. C'è un seminario del 36 di Franco Fortezzi, a Londra penso neanche fosse partecipato, che stava era ancora in Europa, e in cui si discute la teoria del capitalismo monopolistico. E Wagner a un certo punto se ne esce con una cosa che può sembrare un po' strana, nel senso che il problema era si può dedurre il monopolio dal rapporto sociale capitalistico. Wagner se ne è tutto sommato ciò che conta di più di Horkheimer è la posteriori. Rimane lì questa cosa, poi non viene più ripresa. Secondo me questo a posteriori ha molto a che fare con l'atteggiamento che Adorno poi ricava da un certo tipo di raccolta della tensione morale in principio di metodo. Allora, 10 minuti delle risposte, dove facciamo la prossima. Allora,
Allora, a mio avviso l'Adorno, che ancora si può accostare a Benjamin sotto il profilo escatologico che tu proponevi, e quindi in questo nesso, insomma, tra teologia, insomma, tensione teologico-estetica, è l'Adorno dei Minima Moralia, in cui sono presenti, forse anche lui, cioè, non me lo ricordo più onestamente, sono presenti degli aforismi che sono dei veri e propri tributi in questo senso a Benjamin. Resta il fatto che per Adorno, secondo me è molto interessante un approfondimento proprio della teoria dell'aura, cioè delle rispettive posizioni rispetto alla teoria dell'aura. Ed è anche interessante che tu abbia ricordato come l'aura, e cioè questo di più, che poi insomma almeno è la modalità adorniana di parlare dell'aura, no? È il di più. E quindi è il di più in tutti i sensi, però attenzione, anche nel senso mediatico, e quindi questo di più, questa specie di zuccherino che si introduce nell'opera e che lui comunque valuta e che considera un alone fumogeno. Anche qui mi rifaccio alla parva estetica, dove apprezzando il fatto che Benjamin effettivamente teorizzi la perdita dell'aura, attenzione, specifica però che l'aura che va perduta è l'alone fumogeno, e quindi questa atmosfera, adesso abbiamo insomma anche la filosofia dell'estetica dell'atmosfera, quindi bisogna fare attenzione, Gernot Böhme. Ora questa atmosfera che viene creata anche proprio artificialmente dalla distribuzione, dalla commercializzazione, insomma dall'industria culturale del prodotto anche proprio artistico e di cultura. Ora, questa è l'aura che deve essere perduta, perché è l'aura di un'arte tradizionale che certo Adorno non sostiene. È l'unicità dell'opera che tutto sommato forse Adorno ancora un po' mantiene in questa idea del nominalismo estetico, perché comunque ogni opera, come dire, fa il suo gioco, poi se riesce o non riesce è colpa o merito suo, anche proprio per l'articolazione che costruisce e per questo di più, appunto, ecco qua, e questo elemento auratico, genericamente, non genericamente auratico, ma che in Adorno poi è specificamente auratico, e cioè di trascendenza anche rispetto alla propria lettera, cioè al proprio essere cosa, al proprio anche essere una cosa articolata in un certo modo. E quindi lì che cosa c'è? Non c'è qualcosa, non c'è di necessità, certo. C'è qualcosa che va riconosciuto, ma questo non è un difetto, cioè che i contemporanei si sentano colpiti, non so, dal Edoardo Koch, il coniglio transgenico, oppure da queste sculture di natura morta di Joseph Beuys, no? Sono artisti che più o meno conosciamo e che comunque colpiscono perché fanno leva sul disgusto, no? Piuttosto che sul gusto, ci fanno pensare, ecco, c'è un elemento quindi che è evidente, quindi questo bello che tu non mi ritrovo in quella definizione che tu avevi riportato, perché il bello a cui secondo Adorno l'arte deve restare agganciata è la produzione di apparenza, no? Ma non la produzione di una parvenza, il famoso è la storia della Directum des Scheins, no? Il salvataggio dell'apparenza, che fa capo, se vogliamo, anche proprio all'immagine del barone di Münchhausen che sta in un aforisma dei Minima Moralia. Il barone che sta, Münchhausen lo conosciamo, insomma, forse anche nelle storie di bambini, per bambini, si slancia con una delle sue avventure più strane, si slancia con il suo cavallo per superare una palude. Ma sarei sicuramente perito dentro questa palude se non mi fossi risollevato. E come si risolleva? Aggrappandosi al codino. Però noi sappiamo che il codino settecentesco è posticcio, no? Quindi c'è un gioco, insomma, così di... E quello è l'immagine della morale del pensiero, il titolo è La morale del pensiero, a proposito di morale. Quindi come si deve comportare questo pensiero per essere fedele a se stesso? Cioè per dire di poter pensare qualcosa. Non deve semplicemente applicare categorie e far rientrare a forza il fenomeno dentro le proprie categorie, ma appunto tentare una sorta di
se vogliamo, tentare di definire una libertà, che è libertà creativa, libertà morale, libertà politica, che non sia, che sia il meno possibile coercitiva e il meno possibile come dire, programmata in base a protocolli oppositivi, che no, è facile a dirsi ma non a farsi. E detto questo, quindi questo bello è questo bello a cui l'opera d'arte si l'opera d'arte moderna, no? Che poi opera d'arte moderna, arte moderna, anche questo il discorso dell'avanguardia è delicato, no? Adorno non si riferisce mai solo all'arte d'avanguardia. Lui interessa il modernismo artistico come arte progressiva, infatti secondo me l'espressione più corretta è quella, l'arte progressiva, che può essere un Beckett oppure un movimento, no, d'avanguardia, ma il punto qual è? È la discussione che l'avanguardia fa di se stessa, quindi in questo senso, come l'artista Kossuth ha detto, no? L'arte dopo la filosofia, anche lui ha scritto una cosetta negli anni 70 che ha questo titolo, e quindi il fatto che l'arte si fa riflessiva e strattona il proprio concetto, come dice Adorno, no? Allora, questo strattonamento cosa porta? Ma porta a cose anche sorprendenti per lui e che lui non riesce più a governare con la sua estetica, quei fenomeni di, noi diremo, ibridazione, ma anche lui usa più o meno questo termine, di il fatto che varie arti si ritrovano a usare la stessa logica, cioè gli stessi schemi compositivi. E allora, non so, Joyce o Schoenberg, no? La serialità, la ripetizione, i mobiles di Calder, di Alexander Calder, che vengono citati da Adorno come un ibrido tra appunto scultura e musica, i mobile come l'arpa eolica, dice Adorno, che quindi affidano al caso la vibrazione della corda o il movimento del mobile, che appunto è una scultura, però si muove e quindi contraddice l'essere, diciamo, tradizionale della scultura. In questi passaggi non solo l'arte ha come dire, strattonato il suo concetto, e quindi in questo senso non c'è un concetto di arte che può difendere tutti i generi, anzi neanche i generi governano le opere, no? Che stanno al di sotto, diciamo, non si può più sussumere, quindi il rapporto tra universale e particolare deve essere stravolto, e lo stravolgimento va un po' nella direzione del canto estetico, cioè dal particolare, no? Che io devo poter estrapolare l'universale. In questo senso non è idiosincratico l'individuo e non è neanche particolarmente elitario l'individuo che allora che tenta di anticipare, ma non egoisticamente, perché se l'anticipazione della vita bella nella vita brutta è egoistica, allora è un tutt'uno. Allora questo Adorno non lo dice mai, francamente, cioè non arriva a tanto. Il non aspettare, cioè il non aspettare che la società diventi tale, è, diciamo, un mantenere un minimo di istanza critica che è, come dire, che rimbalza da individuo a individuo, insomma, pensare anche proprio a una collettività, eccetera, non come un che di monolitico, ma un qualcosa che non esclude, ma ammette l'individuazione e le varietà individuali anche della critica. Ma ecco, mi pare che questo paradigma, insomma, sia poi sia circolante dentro la teoria di Adorno e si possa giocare non solo nell'estetica ma nella teoretica, diciamo, riguardo alla dialettica negativa e poi anche nella filosofia morale. Non so se ho risposto, ma sì, il discorso sulla posteriori, dunque, se ho capito bene, non conosco questa parte in cui Horkheimer parla della posteriori, quindi l'interpretazione, diciamo, di ciò che è accaduto, come dire. Beh, secondo me questo è un po', mi trovo pienamente d'accordo, infatti questa frase è per esempio al passato, secondo me è fondamentale questo aspetto, cioè cercare di vivere in modo da poter credere di essere stato un buon animale. E anche il discorso sul dolore, o il discorso sulla sofferenza, un discorso sul comprendere il dolore. Non basta provare dolore, perché se bastasse provare dolore avremmo già una nuova società, per così dire. Ma bisogna saperla interpretare, e quindi è necessario il momento della mediazione. È il motivo per cui l'alterità, diciamo, rimane in un meccanismo dialettico. Quindi è la mediazione che cerca di interpretare quell'in più
che non è stato ancora interpretato, quindi è un cambiamento di prospettiva che necessariamente è differito, cioè comunque la morale non si basa su un sentimento, ma si basa su una mediazione, per così dire, di un sentimento. Non so se ho risposto. Se... Okay. Va bene, facciamo 5 minuti di pausa. 5 minuti di pausa.